l'hai conosciuto? Chi te l'ha presentato? Nessuno. Ci siamo incontrati in biblioteca. Cercavamo lo stesso libro nello stesso momento. E cominciamo a parlare. A parlare. E che cosa fa? Fa lo scrittore, papà. Come il signor Hemingway? Beh, non proprio. L'editore non ha accettato il suo libro. Ah, ma è meraviglioso, mamma. Parla di un suo predecessore, Casanova. Casanova? Si tratta di un italiano, forse? Una figura storica, caro. Alquanto spinta. Ah. Oh, mamma, ma lui è del tutto diverso, credimi. È tanto caro e gentile. Ma che serve dirvelo? Conoscendolo e parlando con lui capirete da voi stessi. Perché mi innamorai di lui? Perché l'ho sposato? Sta aspettando di là, vado a chiamarlo. No, non ancora. In momenti come questi, quando il cammino è incerto, non dimentichiamo che esiste un luogo dove possiamo sempre trovare la saggezza. Il firmamento. Oh, mamma, non vorrai anche ora tirar fuori la tua astrologia? Diglielo tu. Su, su, cara, lascia fare a tua madre. Solo le stelle sanno svelarci il destino. Oh. Signor Casanova. Sì? Vuole dirmi per gentilezza la sua data di nascita? 8 aprile 1907. Grazie, signore. Non rammenta l'ora esatta, per caso, signore? Ma... No, mi rincresce. Grazie, signore. Dica. Signore? Non c'è un portacenere? No, signore, mi scusi, non ne abbiamo. La signora non vuole che si fumi. Non c'è niente da guadagnare nascondendogli la realtà dei fatti. Fallo entrare, cara. Sono in collera? No, no, ma prometti di fare attenzione. A che cosa? A ogni cosa. Non posso spiegarti ora, ma sta bene attento. Ti prego. Beh, tenterò, te lo prometto. Mi raccomando, caro. Voglio scusarci, signor Casanova, ma sono certa che lei comprenderà la nostra agitazione, date le circostanze.
Certo, signora Drury. E questo io... è il signor Drury. Onorato, signora. Molto piacere. E se le dico che sono tanto angosciata è solo perché desidero che lei si renda conto che la sua persona non c'entra. Spero di no, naturalmente. Signor Casanova, tutto questo progetto è gravido di sventura. Non ho afferrato bene. Non sciupiamo il tempo in discorsi oziosi. Rivolgiamoci alle stelle e interroghiamole. Io ho nelle mie mani il responso. Perché non si siede, signor Casanova? Prego. Grazie. Lo sa lei, signor Casanova, dove si trovava il Sagittario il giorno del suo matrimonio? No, non mi sono informato. Male, malissimo. Il 3 settembre il Sagittario era nella quinta casa solare di Nettuno. Ah, davvero? Le è forse capitato altre volte? No, non potrei giurarlo. Ma... La prego, mi permetta di continuare. Lo stesso giorno... Mi segua bene. Il Capricorno era in opposizione, la Vergine era mal disposta, lo Scorpione retrogrado. Urano collocato in casa settima e il Toro in posizione sestile con Venere. In conclusione, catastrofe. Ma questa è astrologia. Ma certo, è il solo modo di sapere come guidare la nostra vita. Lei fuma? No, no, grazie. Ah, no. È un campione lasciatomi da un amico. Se c'è una cosa che non sopporto è un giovine che si sia lasciato vincere dal vizio del fumo. Ah, ha ragione, anch'io. O un bugiardo. Per me un bugiardo è peggio ancora di chi ha il vizio del fumo. Le do perfettamente ragione. Bene. Ora... Consideriamo la sua nascita. Mi scusi, signora Drury. Dica. Questo significa che lei vorrebbe basare la sua approvazione o disapprovazione del matrimonio di sua figlia su quelle sciocchezze? Sciocchezze, signor Casanova? Forse intendeva dire tutt'altra cosa. Lei non crede nell'astrologia, quanto vedo. No, non credo nell'astrologia, non credo nella chiromanzia e non credo neppure nella cartomanzia. E oso dire che seppur ci credessi eviterei che le mie credenze influissero sulla vita di due persone che si vogliono bene. Lui vuol dire, mamma, che... Anche se il matrimonio di queste due persone significasse calamità? Ma che diavolo c'entra? È irragionevole parlare di calamità implicite in questo matrimonio. Capricorno o non capricorno? Mi scusi, signor Casanova, ma lei va a fuoco. Come? Sembra che stia bruciando qualcosa nella sua tasca. Oh, mi rincresce. Non riesco a comprendere... Fazzoletti che vanno a fuoco. Attento, caro. Quante cose. C'è un po' di tutto. Ecco fatto. Là. Mi creda, cara signora Drury, non volevo essere scortese. Oh, anche il soprabito. Ma che diavolo. Ehi. Il fuoco si deve essere propagato. Un vero guaio. Mai visto una cosa del genere? Il fuoco è passato attraverso la tasca. L'aggiusterò io, vedo. No, non è niente. Niente. Ciò che intendo, signora Drury, è che considero superstizione pretendere che la casuale posizione degli astri possa... Oh! Allora le dirò... Carlo! Che... Certo, è molto imbarazzato. Ci vuole dell'acqua, Carlo! 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 Eccomi. Qui, porta via questa fave. Oh, santo Attento! Cielo. Su, corri, presto, ma non cadere. Mi rincresce tanto, davvero. Carlo! Vediamo. Carlo? È morto? No, impossibile, il suo oroscopo non indica morte per altri 10 anni. Prendi un po' d'acqua. Acqua? Ah, sì, acqua. Ecco, acqua. Ma che sta facendo? È passato nell'imbottitura. Cosa? Il fuoco. Ma chi aveva in tasca bombe incendiarie? Non lo so, non riesco a comprendere. Aiuto! Sì. Aiuto! Sono certa che lui non voleva. Non l'ha fatto, forse. Presto, chiama i pompieri. Pompieri! Ma no, non così al telefono. Ah, sì, al telefono.
Attenzione! A un minuto! È un inferno! Di questa pazza distruggerà tutta quanta la casa! Attento! Lei è un vero disastro, signor Don Giovanni! Ecco ciò che è lei! Volevo dire cosa nuova! Ma che succede qui dentro? Aiuto! Aiuto! Abbatte dunque qualcosa! Mamma, è ridicolo! Aiuto! Tutto questo, signor Drury, perché ho messo un mozzicone di sigaretta tutto schiacciato nella tasca destra del soprabito. Non era più lungo di così, glielo assicuro, e l'avevo schiacciato nel fazzoletto. Guai se osa avvicinarsi. Fermo! Halt! Signor Drury, signora Drury, io vorrei spiegare che mi trovo in un'incresciosa posizione. Bella scoperta! Se ne accorge soltanto ora? Lo so. So che vi devo fare le più sentite e sincere scuse. Magnifico, veramente straordinario. Incendia una casa che vale 750.000 dollari e poi viene a scusarsi. È una cosa veramente ridicola. Se ne vada di qui. Ma, signor Isabella, vada via e per Isabella, sempre. Vieni subito qui. Ascolti, non si avvicini Drury. A me. Preferirei piuttosto imparentarmi con Belzebù. Signora Drury, sì, sì, è terribile, lo so, ma si tratta di un casuale incidente, un mozzicone di sigaretta. Un incidente? E lo chiama casuale quando il Sagittario è nella quinta casa solare di Nettuno? Sagittario, un corno, sono tutte sciocchezze. Oh, ti prego. Lascia pure che continui, Isabella. Senta, signora Drury, non è cosa che mi riguardi se a lei piace interpretare la sua vita col lunario, ma questo non ha niente a che spartire con me o con me, Isabella. Mettiamo i puntini. Può anche lasciare Isabella fuori dai suoi calcoli, signor Casanova. Fra noi tutto è finito. Ma non voglio vederla sfidare due volte gli avvertimenti degli astri. Gli astri, mi pare d'essere nel Medioevo. Credevo finito il regno della superstizione. Caro, non parlare così ai miei genitori. E lei la smetta di parlare degli astri. Col Sagittario nella... E lei, cocciuta ignorante, mi ascolti. Sono stato io a bruciare la casa, non il Sagittario. Chiaro, ora esageri. Il Sagittario non c'entra con l'incendio, sono stato io ho bruciato la casa, chiaro? Ora? Oh, mamma, cosa devo fare? Il povero Sagittario non lo sa neppure. Se avessi una pistola... Vuole la mia, signore? Ah, bene, puntala su di lui. Se ne vuole andare. Ah, certo, Isabella. Mai. Vieni con me? Fuoco. Vieni con me, Isabella. Fuoco diritto al cuore. Quando ci avrai ripensato, mi troverai all'albergo. Avanti, fuoco, prima che si allontani! Non posso, signore, non è carica.